Salve a tutti ragazzi, bentornati su... Questo su server 2 con... Cosa ne pensate di? Cosa ne pensate di, ci chiede Vittorio Bruno, il doppiaggio. Siete per le versioni in lingua originale o no? Oh, ma che bella domanda, finalmente. Ci speravo di poter parlare del doppiaggio, perché? Perché noi italiani siamo fottutamente bravi nel doppiaggio. Un po' meno nell'adattamento, spesso e volentieri, ma questa è una cosa che dipende da diversi fattori, non solo dall'abilità delle maestranze in questo settore, dipende anche dalla comunicazione con la casa madre che ti dà un videogame da doppiare o un film da doppiare. A volte non è che tu che sei un direttore del doppiaggio ti sei giocato tutti i Final Fantasy. Quindi magari un certo concetto non riesci a tradurlo correttamente. Ci vuole un bel po' di attenzione da entrambi i lati. Sì, però in quanto a doppiaggio siamo veramente fra i migliori. Qualsiasi aspetta. Calmi, piano. La maggior parte, perché abbiamo visto pure delle caprate proprio brutte brutte. Vedi Mortal Kombat. Vedi Mortal Kombat. Ehi bellezza, Johnny Cage. Felice per te. Fare suo il ma regno dai, della terra. Assalto massiccio, ma quattro poteri, il mimo ninja, non ti dicono niente? Ci sono delle voci in alcuni giochi che ti fanno ribrezzo, ma pure il troll napoletano. Io non so a chi, World of Warcraft. A chi sia venuto in mente di fare... No, ma mo tutti i troll hanno la cadenza napoletana. Ma ho capito, però perché tutti i troll devono essere dei napoletani? Me lo spiego, perché questa è una cosa che non ho mai capito. Per fare simpatia. Ma belle, voglio, andiamo a fare la caccia. In realtà ci sono stati degli episodi negli ultimi anni che mi hanno massacrato proprio moralmente. Forse quello più grave per me è stato Shaolin Soccer. Shaolin Soccer è uno dei miei film preferiti in assoluto, perché so cosa c'è in Shaolin Soccer, ma è stato adattato e doppiato come la merda. A volte ci sono personaggi con la bocca chiusa che fanno battute che non c'erano nella versione originale. Ci sono giocatori di calcio, come sappiamo, espertissimi doppiatori, dalla dizione perfetta e dall'espressività incontenibile, che doppiano personaggi. Virgola, Cristo. Virgola, perché? Virgola, di nuovo Cristo. Non è possibile far doppiare un film a dei calciatori. Vabbè, si fa perché c'è una questione di marketing dietro, anche il doppiaggio vive su queste cose, perché si togli una parte a un doppiatore molto più bravo che di una Belen, per esempio, ma fa in modo che quel film guadagni di più e magari si faccia un sequel e magari faccia lavorare altri doppiatori. Però fai pure in modo che io esco dalla sala vomitando, capito? E non rientri quando al secondo film mi dici che ci sono Belen e Corona. Alla persona che sta sentendo il film lì per lì dice: ah, questa è Belen, è una voce riconoscibile, e quindi sì, diciamo che gli fa un po' più simpatia, anche se fa cagare in doppiaggese, ma amen. Cioè, devi capire che alcune cose devono essere per forza di ma a sto punto fallo doppiare tutto da Belen, da Pamela Prati. Sì, e che cazzo ci è? No, perché sennò rischi che c'è Luca Ward che fa: al mio segnale scatenate l'inferno, e poi c'è l'imperatore dietro che fa: ma quanto sono belli tutti questi soldati, fa schifo, è normale, non lo puoi sentire. Allora ragazzi, un minimo di testa in queste cose, imparate a sputargli a questi film qua, d'accordo? Per i videogames io ho trovato veramente vergognoso che The Phantom Pain, Metal Gear Solid The Phantom Pain, non fosse doppiato. Ma l'avete sentito il doppiaggio di The Last of Us? Lo so che c'è gente che fa: no, la versione originale è meglio perché così ti faccio capire che io parlo l'inglese. Non è vero, ho letto i sottotitoli, però insomma è meglio perché... The Last of Us è doppiato magistralmente, è mostruoso, è meglio di un film è doppiato. Sì, poi ci sono queste cose qui che dipende sempre dalla produzione, purtroppo, perché ci sono i costi di doppiaggio. Alcune volte per giochi grandi come un Metal Gear si evita di fare quella cosa lì. Peccato, perché ormai l'Italia è pronta. Qualche anno fa si doppiava Half-Life 2, si doppia... Mr. Freeman, stia attento. Una merda, cioè doppiato malissimo. Forse il gioco peggio doppiato dell'universo. Mortal Kombat, un'altra cacata che ci tocca vedere. Mirror's Edge, sono tutti bravi doppiatori. La protagonista è Asia Argento. Vabbè, ma quelli sono gli errori che si possono fare. Dead Space, il dottore Dario Argento ha doppiato quella faccia, ci stava. Splinter Cell, ci sei tu, che Sam Fisher doppiato benissimo. Interroga sto terrorista, il terrorista è Morgan. Cioè, la figlia, il fidanzato, il padre della figlia.
Questa famiglia ha sfasciato 3 giochi. Vabbè, ad ogni modo volevo fare un plauso a tutti i doppiatori lì fuori, perché ci sono dei film, delle serie soprattutto, che essendo appassionato di alcune serie mi sono viste sia in lingua originale che doppiate in italiano. Alcune serie in italiano sono doppiate meglio che in americano, in lingua madre. Sì, perché voi che vi lamentate che i doppiaggi italiani rovinano i film, vi sfido, ascoltate Kevin Costner in originale. Poi vedete se non rimpiangete Luca Ward tutta la vita. Ascoltatevi Nicolas Cage in lingua originale. Io vi sfido, forza. Andate a sentire Nicolas Cage in lingua originale. Sono tutta una tempesta di emozioni, una dietro l'altra. Almeno vedete che le sopracciglia non si muovono. Vedete che la faccia è imbalsamata, ma la voce c'ha senso in italiano.